Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: una frecciata studiata? Certo è che Ambra Angiolini è tornata in forma perfetta a X Factor. Livello ironico top dopo la caduta. Delusioni e pianti, ma alla fine Ambra Angiolini si è di nuovo impadronita del suo ego. Brava e bellissima l'ex ragazzina di Non è la Rai, ha avuto una carriera che non passa inosservata. Non ha mai smesso di studiare da quando a 15 anni venne notata per quel suo carisma particolare. Un paio di occhioni neri e un fisico invidiabile l'hanno sempre accompagnata durante la sua intensa carriera. La Angiolini romana doc non è una che la manda a dire. Se deve parlare lo fa con tutta la schiettezza che le è proverbiale. Ha recitato in molti film ed è stata addirittura premiata. Un talento innegabile che gli ha fatto rivestire dei ruoli molto versatili. Nel campo sentimentale sappiamo tutti della sua lunga love story con il bravissimo cantante Francesco Renga. 10 anni insieme e la nascita di due bellissimi ragazzi, Yolanda che oggi è maggiorenne e Leonardo. Ambra Angiolini, la frecciata non è passata inosservata sul web. La nota soubrette è balzata agli onori della cronaca anche per sul lungo idillio con il famoso mister Massimiliano Allegri. Dopo 4 anni di intenso amore è venuta a galla una tresca di lui che ha gettato nello sconforto la showgirl anche cantante. Un colpo basso per il suo cuore innamorato che l'ha fatta cadere in un lungo stato depressivo. Oggi la bellissima Ambra è ritornata in sé e in splendida forma. È una delle giurate di X Factor ed è entusiasta di questo nuovo progetto. Proprio di recente in una delle puntate delle audizioni la Angiolini ha esordito con una strana frase che ha fatto rizzare le antenne a tutti. Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo. Il resoconto è stato interpretato in tanti modi. La prima allusione è naturalmente nei confronti di Mister Allegri. C'è chi invece ammette che probabilmente ce l'aveva con il recente burrascosso della squadra che allena il suo ex. Sta di fatto che la stoccata ha comunque sollevato un polverone. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.